Presentato alla ASL di Teramo il progetto sperimentale Agicot, finanziato dal Ministero della Salute per 1.100.000 euro, rivolto in particolare all'assistenza sul territorio di fragili anziani. L'azienda sanitaria teramana è stata scelta come ente capofila e si propone di integrare la presa in carico di questi soggetti tramite un'equipe multiprofessionale volta ad aumentare l'assistenza sul territorio, soprattutto in una fase di post-ricovero. Un modello sperimentale organizzativo che una volta collaudato diventerà operativo anche per le altre ASL regionali. Questo che presentiamo oggi presso l'ASL di Teramo è un progetto che parte dal Ministero, che noi abbiamo recepito come Regione Abruzzo, ed è capofila in questo momento la ASL di Teramo. È un progetto finalizzato all'integrazione tra l'ospedale e il territorio, alla presa in carico del paziente dopo le dimissioni dell'ospedale. Ci sono delineati quelli che saranno i percorsi, ma soprattutto l'intervento multidisciplinare. Diciamo che anticipiamo a livello sperimentale quella che sarà la nuova rete territoriale, così come descritto nel PNR dal DM71, per cui partiamo da questa ARS perché già aveva nei tre presidi attivato in via sperimentale ugualmente quello che è un percorso del territorio, e quindi siamo tra le prime regioni a portare avanti questa realtà importante della presa in carico in modo particolare anche del paziente cronico, e lo seguiremo anche presso le strutture residenziali. L'ospedale Nuoro lo facciamo, abbiamo presentato al Ministero il progetto, pochi giorni sarà conclusa la delibera dove saranno messe in atto tutti, diciamo, i punti dettagliati che portiamo avanti.